quello che oggi state presentando sicuramente è veramente un qualcosa di molto molto interessante e noto anche soprattutto che trova applicazione nei pazienti più piccoli ai quali ovviamente e più fragili deve andare la nostra attenzione con particolare intensità. Quindi io mi complimento per questa iniziativa e vi auguro buon lavoro e continuate su questa strada dell'innovazione e soprattutto della ricerca. Questo è un salto di qualità notevole perché fino ad oggi avevamo dei sistemi che consentono il cammino su treadmill con imbragature piuttosto complesse e molto limitanti la persona. In questi tipi di robot invece abbiamo la possibilità di farli camminare sul terreno anche al di fuori della struttura, quindi in un ambiente fortemente simile a quello che naturalmente noi affrontiamo nel nostro quotidiano. In particolare abbiamo visto un tutore, un robot per il bambino, Atlas, è il primo presente in Italia, è il primo che nasce anche in Spagna, è il primo che nasce con un sistema di personalizzazione della parte meccanica messa in confronto e rispetto a quello che sono le componenti muscolari e ossi dell'essere umano, quindi molto aderente al corpo umano, si può personalizzare in maniera molto specifica sul corpo del bambino. L'altra peculiarità importante è che ha un sistema di appoggio che lo rende completamente stabile, quindi il bambino può muoversi una volta attivati gli 8 motori autonomamente, senza bisogno del terapista, con le mani libere, e questo gli dà una, diciamo, qualità di vita e possibilità di vita molto simile a quella degli altri bambini: prendere degli oggetti, tirare degli oggetti, può anche dare dei calci a un pallone, quindi dal punto di vista psicologico, psicomotorio, è veramente una macchina stupenda che consente grandi cose.